Oggi da parte di Libera, sposata anche dall'amministrazione comunale, l'iniziativa di intitolare il lungomare di Alcamo Marina alle due vittime di questa terribile strage. Sì, in effetti proprio la proposta è partita da noi, siamo stati noi a richiedere al Comune di intitolare questa via, il Comune poi ha in commissione consiliare approvato e poi deliberato e siamo lieti di questa bella notizia. 40 anni senza verità, troppo tempo. Sì, troppo tempo e troppo dolore, troppa sofferenza. In Sicilia molte verità ancora non sono venute a galla e quindi non si è potuto fare giustizia. Il nostro dovere, noi non riusciremo a risolvere tutti i casi, ma esserci, il dovere di stare vicino ai familiari, la memoria, stare al loro fianco sicuramente è un pezzo di paese che sta vicino alla sofferenza, a chi soffre e si carica di responsabilità per costruire una società diversa. Io sono venuto molto molto volentieri e questa è una delle grandi violenze commesse nel nostro paese di cui non si conosce la verità e che in questo percorso a pagare un prezzo ci sono stati anche degli imputati che poi si è rivelato che erano persone innocenti. Sono venuto ancora una volta per essere vicino ai familiari, alle persone care, per dire, come ho detto nell'omelia, nella celebrazione, che abbiamo bisogno di verità e la verità chiama in gioco prima che la nostra intelligenza e la nostra coscienza. Che abbiamo bisogno di cittadini non intermittenza, ma cittadini responsabili e che veramente il cambiamento ha bisogno di ciascuno di noi. Noi siamo qui per ricordare i nostri carabinieri che sono caduti e per trarre forza dal loro sacrificio per il nostro operato. Per questo siamo qui e a questo ci dobbiamo concentrare oggi. È il quarantennale, sono sempre momenti simbolici, è importante che ci sia stata questa partecipazione perché è importante per dimostrare che le persone non dimenticano. Insegnare e per i ragazzi imparare, anche questo è sempre il primo passo verso la legalità. Meritano giustizia i due carabinieri trucidati? Chiunque merita giustizia, anche, chiaramente anche e soprattutto loro. Una manifestazione che è di commemorazione, di memoria per i due carabinieri uccisi nel 1976, però è anche l'occasione per una riflessione, non dico sul fatto in se stesso, perché ovviamente è ancora oggetto di inchieste della magistratura, ma soprattutto per interrogare noi stessi, i cittadini, i giovani, oggi ci sono tanti studenti di Alcamo, sulla coltivazione di questa memoria che ci deve incitare tutti, ci deve spingere tutti all'affermazione dei valori di verità, di legalità, senso di giustizia e quindi è, come dire, un giorno della memoria che serve a noi stessi, non solo a ricordare le due vittime di quella strage.